Fazio. Buonasera a tutti e grazie. Avvicinatevi. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie di cuore. L'altro ieri mi sono imbarcato a Napoli, ho portato la moto fino a Catania e ieri abbiamo avuto un comizio sulle ragioni del no a Siracusa. Dopo aver messo la moto nel garage del traghetto, mi si avvicina un tizio, un ragazzo calabrese che lavorava appunto nel traghetto, e mi dice: noi ragazzi calabresi abbiamo un problema, volevamo lavorare tutti quanti nella piccola pesca del pesce spada, però la comunità europea ci ha rovinato, estremamente dura con noi, estremamente indulgente con i pescatori spagnoli. Poi sono salito sopra e sono andato a mangiare a mensa. Dopo un po' si avvicina un tizio che era cameriere della nave e mi fa questa domanda: ma lei è lei? Che è una domanda poi anche io rispondo: beh, io sono io, tu sei tu. Lui mi dice: anche io sono io. Beh, allora ognuno è se stesso e già questo è. Aspettate, ma che ci fa Di Battista sul traghetto del Napoli-Catania? E gli ho detto appunto che sarei andato con la moto a Siracusa. E poi ha iniziato a parlarmi di una serie di problemi. Lui mi ha parlato del monopolio di Caronte sullo stretto di Messina. Poi si è iniziata a spargere la voce appunto che vi fosse un parlamentare della Repubblica sul traghetto, e si sono avvicinate tante altre persone. Si è avvicinato una coppia di Carlentini, credo, no? Si chiama Carlentini. Pippo ed Anna avranno avuto 60 anni. Pippo, produttore di agrumi, e si lamentava moltissimo dell'invasione delle arance marocchine. La moglie subito mi ha parlato dei figli che erano all'estero con un tale trasporto, un sentimento tipico delle mamme, e il marito mi parlava delle arance con lo stesso identico trasporto con il quale la moglie mi parlava dei figli. Mi parlò, mi spiegò tutte le differenti qualità, il sanguinello, il tarocco, il moro di Lentini, e era una meraviglia ascoltarlo. Ho iniziato a un certo punto a dimenticarmi per un attimo di essere un parlamentare della Repubblica, quando probabilmente in quel momento mi stavo comportando maggiormente da parlamentare della Repubblica, perché semplicemente stavo ascoltando le persone. Allora, probabilmente occorrerebbe inserire in Costituzione l'obbligo per un parlamentare della Repubblica di ascoltare almeno un'ora a settimana i cittadini che ti spiegano le problematiche reali, che... non me ne vogliono i mezzi di informazione, non sono le soglie di sbarramento, i premi di maggioranza o queste robe qui, no, non è così, perché ho girato 5.000 chilometri quest'estate e la frase che più ho ascoltato è stata la seguente: qui hanno chiuso un ospedale. E contemporaneamente, dove chiudono gli ospedali, però sorgono magicamente delle cliniche private. E poi tu scopri che alcuni RAS delle cliniche private finanziano magari i partiti politici o finanziano le grandi convention dei partiti politici, e chissà che il presidente Renzi non abbia anche preso lecitamente dei quattrini dai lobbisti delle cliniche private. E allora esiste un mondo reale, che è quello che io incontro, che incontriamo quotidianamente, che ci parla delle questioni reali: l'inserimento di un reddito di cittadinanza, misure straordinarie per la piccola e media impresa. Parlano anche i cittadini di legge elettorale, per l'amor di Dio, ma l'unica cosa che chiedono è la possibilità di eleggere direttamente deputati e senatori, scrivendo un nome e un cognome, e non lasciare questa decisione ai partiti politici. Ma in 5.000 chilometri non c'è stato un cittadino e mi ha fermato chiedendomi: per favore, inserite immediatamente, create immediatamente un senato dell'autonomia dove i senatori non vengono eletti da noi ma nominati dai partiti politici, che li pescano dai consigli regionali a cui danno l'immunità parlamentare. Non me l'ha chiesto nessuno, eppure lo stanno provando a fare. E allora l'unica nostra salvezza è rompere, è questa la logica del Movimento 5 Stelle, l'intermediazione tra istituzioni e cittadini, perché i cittadini sono istituzioni. Il Movimento 5 Stelle è nato affinché il cittadino si possa far Stato, ed è già successo con tutti noi, perché 4 anni fa non pensavamo minimamente di entrare in Parlamento, o di prendere il 67% a Roma, o di vincere a Torino,
e non pensavamo minimamente che fosse mai possibile nella capitale mettersi di traverso di fronte al PMC, che non è il partito marxista comunista ma è il partito di Montezemolo e Caltagirone, e dirgli che la mangiatoia è finita. Perché è finita. E non perché c'è Mafia Capitale, chissà che, poi le frattaglie ci sono ancora a Roma, ma perché abbiamo studiato l'impatto economico di alcune mega manifestazioni supportate soprattutto dalle stesse banche private, banche d'affari che oggi spingono affinché possa passare il sì al referendum costituzionale, che hanno un'unica logica, quella di indebitarci, perché quando gli istituti privati detengono di fatto il nostro debito, di fatto ci imprigionano, perché possono continuare a spingere determinate politiche e nei comuni e nel paese di tagli, di distruzione dello Stato sociale, di interventi sulle pensioni, perché detengono il debito. Si chiama creditocrazia, è l'evoluzione del capitalismo. Io ti do dei quattrini, tu non riesci a restituirmeli, io quindi ti tengo in pugno e ti controllo, intervengo sul prezzo della feta in Grecia o intervengo con la legge Fornero sulle pensioni, così magari ti spingo a farti un fondo pensionistico privato perché li posso lucrare. È questa la logica che spezziamo. Come? Con senza l'intermediazione e con il contrario della parola intermediazione, che è la parola sovranità. Per questo è nato il Movimento 5 Stelle, per garantire sovranità, perché comandiamo noi cittadini e non questi quattro cialtroni della partitocrazia che ora che ahimè vediamo quotidianamente ne vediamo anche il valore. Il movimento nasce per questo, per costruire sovranità alimentare, mangiare quel che si produce e produrre quel che si mangia, non importare arance marocchine e olio tunisino. Sovranità, nasciamo per costruire sovranità energetica, perché il futuro è l'autoconsumo e l'autoproduzione, non la dipendenza magari da enormi multinazionali dell'energia. Siamo nati per costruire sovranità politica, per permettere al cittadino sconosciuto, senza magari gruppi di potere alle spalle, in alcuni territori, non solo in Sicilia, senza la mafia alle spalle. La mafia si è diffusa, la mafia sta a Roma, la mafia sta in Piemonte, la mafia sta in Emilia-Romagna. Per l'amor di Dio, cittadini senza questi poteri, questi controstato alle spalle, che entrano nelle istituzioni e fanno gli interessi dei cittadini, perché? Per una regola meravigliosa che è la nostra salvezza, quella dei due mandati e poi a casa, credetemi, è la nostra salvezza, perché nel momento in cui io so che sarò costretto, anche perché non è minimamente mia intenzione, sarò costretto a tornare nel mondo reale, che è il mondo che mi descrivono le persone sul traghetto Napoli-Catania, e non è, ahimè, non me ne vogliano, il mondo descritto quotidianamente dal PD1, dal PD2, dal PD3, non è quello il mondo. Nel momento in cui io so che sarò costretto a far ritorno nel mondo reale, nel mio stesso interesse migliorare il mondo reale, proprio perché vi farò ritorno. È questa l'enorme rivoluzione del movimento, insieme appunto alla battaglia sulla sovranità, anche sovranità politica, perché non possiamo tollerare che siano gli stessi partiti politici che hanno distrutto la Repubblica a nominarsi con questa legge elettorale tali come il 70% dei deputati e il 100% dei senatori, dandoci il contentino di qualche presunto risparmio o dell'eliminazione di qualche senatore. È tipico, diciamo, del ragionamento renziano: io ti do un bonus ma in cambio mi prendo un diritto, l'hanno sempre fatto, io distruggo il lavoro con il Jobs Act ma ti do 80 euro prima delle elezioni, salvo poi riprendermile magari dopo le elezioni. È questa la logica della mancetta, e non possiamo più permetterci di barattare i diritti con le mancette, che poi sono sempre quattrini nostri e gira gira poi ci li chiedono sempre indietro. E così con queste riforme ti danno il contentino di qualche senatore in meno, ma in cambio ti tolgono il diritto di votare i senatori, scegliendoseli esclusivamente loro, pescandoli dai consigli regionali e dandogli l'immunità parlamentare. E allora il dramma di questa Repubblica è il distacco dei parlamentari dalla realtà, e il distacco evidentemente avviene ancora di più se i parlamentari non dovranno più dipendere dai cittadini che di fatto non li eleggono, perché l'unica cosa che eliminano con queste riforme è la scheda elettorale, hanno eliminato la scheda elettorale, dipenderanno esclusivamente da chi? Da quei partiti politici che li nominano, e dato che quei partiti politici dipendono dai maxi finanziamenti, una volta sono i lobbisti del petrolio, altre volte sono le banche d'affari, altre volte sono le slot machine o i lobbisti del gioco d'azzardo che finanziano le
fondazioni private che a loro volta finanziano i partiti. Di fatto un parlamentare non risponderà più al popolo italiano, ma risponderà al partito politico che risponde a questi grandi finanziatori. Lo capite che noi possiamo anche sbagliare, non siamo perfetti, siamo umani, ma non abbiamo mai messo le mani nelle tasche dei cittadini. Ci autofinanziamo e quindi avremo un unico lobbista, il popolo italiano. È questa la rivoluzione del movimento. Ce la possiamo fare, eh? Da qui al referendum, quando ci faranno votare e vedremo delle belle, alzeranno il tiro, normale. Sarà un po' come Davide contro Golia. Renzi ha occupato la Rai, noi scendiamo in piazza. Renzi scrive testi di propaganda sulla scheda, sul referendum, noi informeremo porta a porta, cittadino per cittadino, scendendo in piazza. E lo sto dicendo, le piazze si stanno riempendo dovunque. E quando scende in piazza il Movimento 5 Stelle ci sono pochi carabinieri e pochi poliziotti. E non stanno mai tra cittadini dentro le istituzioni e cittadini fuori. Stanno dietro, lontano, magari dove possono pure applaudire senza farsi vedere. È questa l'enorme rivoluzione. Diamoci da fare. Davide contro Golia, diamoci da fare. Stiamo costruendo sovranità, stiamo difendendo diritti, perché che cos'è un essere umano se non un soggetto che combatte assieme per i propri diritti? E questa è la nostra missione. E stiamo difendendo un paese che quando amministreremo, quando governeremo, sarà in macerie. Sarà questo il destino, ma sarà bello farlo assieme. E ci stiamo mettendo di traverso, come mai si era messo nessuno, ad un sistema di fatto partitocratico che ha lucrato appunto sui diritti, che ha ricevuto diktat e comandi dalle banche private. Negli ultimi anni appunto il governo Renzi ha approvato svariati decreti a favore delle banche, nessun decreto a favore dei pensionati minimi, degli studenti che scappano dalla Sicilia, degli insegnanti che vogliono frustrati. Guardate che la buona scuola è fatta ad hoc per costruire gruppi di insegnanti frustrati, perché se un insegnante è frustrato insegna peggio, e se insegna peggio si creerà un popolo maggiormente ignorante e maggiormente, diciamo, manipolabile dai mezzi di informazione, che sono di fatto, salvo rare eccezioni, che siete indispensabili. I giornalisti con la schiena dritta e testa alta sono indispensabili, salvo rare eccezioni. Questo sistema di fatto è controllato dal Presidente del Consiglio, che ha superato le leggi berlusconiane e che oggi dalla Rai neanche più caccia i suoi nemici, caccia quelli che non sono abbastanza amici, che è l'evoluzione della dittatura mediatica, è il berlusconismo 2.0. Neanche Berlusconi aveva mai ipotizzato alcuni scenari da aggredire. Siamo molto forti e siamo tanti, io ci credo moltissimo, dobbiamo soltanto informare, informarci tra di noi, fare passaparola, essere cittadini che si fanno Stato e che creano tra di loro l'informazione, perché il movimento nasce anche per rompere con l'intermediazione mediatica. Questa è la logica enorme di potere appunto al popolo, che sta andando avanti. Io ho piena fiducia, vi chiedo soltanto una mano. I politici tradizionali scendono in piazza soltanto prima delle elezioni, magari regalano qualcosa, si occupano di quello che io definisco asfalto elettorale, ti riparano una buca prima delle elezioni e ti dicono votami, e magari ti dicono vuoi il ricovero di un parente, votami che vedrai che te lo risolvo. Noi siamo sempre in piazza, anche quando non si vota, sempre in piazza da 3 anni a questa parte, tutti i sabati e le domeniche, regolarmente, e non vi chiediamo il voto. Per me è molto più importante un cittadino che magari non ci vota, ma che partecipa e ci dà una mano a svelare un caso di corruzione non comune, a combattere contro una discarica, piuttosto che un cittadino che dà il voto al Movimento 5 Stelle e poi incrocia le braccia e dice vediamo questi che fanno. È finito il tempo della delega, noi da soli non ce la facciamo, ma insieme siamo una potenza straordinaria. Ecco, un politico tradizionale vi dice votatemi, vi prometto che noi vi stiamo dicendo venite con noi, che insieme siamo una forza. E questo è il più bel messaggio che si possa dare. Viva la Sicilia, viva l'Italia e viva la sovranità popolare. Luigi